virtualmente, perché tutti parlano oggi dietro una tastiera. Noi abbiamo deciso di lasciare la tastiera e di guardarci negli occhi, perché noi siamo gli unici che hanno fatto opposizione a questa amministrazione comunale, ad altre amministrazioni comunali, da oltre 10-15 anni. Con questa lista Baccetti sindaco vogliamo presentarci a tutti come interlocutori di una nuova realtà per il comune di Roccastrada. Il PD e i suoi alleati si presentano come novità di Macola, che è stato per 10 anni amministratore di questo comune, prima da assessore e dopo come vice sindaco, e ha sposato tutte le scelte fatte dall'amministrazione comunale e sono risultate deleterie per il comune di Roccastrada. Per quanto riguarda Tornella specialmente, sapete benissimo le condizioni in cui vi hanno lasciato con il Caolino, le condizioni in cui vi hanno lasciato dopo aver fatto anche sprochi forzati, il parco giochi e gli impianti sportivi, il cimitero che è 30 anni che vi dicono che lo mettono a posto e sempre in quelle condizioni, le strade e quanto altro. Ma non solo questo a Tornella, loro hanno speso i soldi dei cittadini in un modo inopportuno e vergognoso. Hanno speso 6 milioni di euro al Madunnino promettendo 100 posti di lavoro. A tutt'oggi c'è un insediamento, una dislocazione, nessun posto di lavoro e soltanto erbacce, però sono soldi delle tasse dei cittadini. Hanno promesso che mantenevano la caserma dei carabinieri a Roccastrada, hanno speso 250.000 euro per comprare una palazzina, sempre soldi dei cittadini per farci la caserma. La caserma Roccastrada è stata chiusa e la palazzina è rimasta lì come monumento al nulla, allo spreco degli amministratori del comune di Roccastrada. Hanno stanziato 400.000 euro per rimettere a posto il circolo Arci di Roccastrada e farci un centro sociale rurale, come se quei 400.000 euro non potessero essere utilizzati in modo opportuno e appropriato per rimettere a posto tutte le frazioni del comune di Roccastrada. Addirittura sono quelli delle promesse anche dal punto di vista dell'impianto di depurazione. Sono 10 anni, 15 anni anzi, che promettono e fanno gli impianti di depurazione in Sasso Forchino, Rocca Tenerini, Tornella, da tutte le parti. A Rocca Tenerini però è successo che un imprenditore aveva messo a posto degli immobili vicino a una discarica di liquami che doveva essere svigliata per fare gli impianti di depurazione, in località Fossato. Non gliel'hanno fatto, gli hanno danneggiato il casolare dell'agriturismo, gli hanno fatto allontanare i turisti, gli ha fatto causa e il comune di Roccastrada ha perso la causa e deve pagare 300.000 euro da dare a questo signore. Sono tutti soldi che non paga di tassa né di Matola, né di Innocenti né altri, sono tutti soldi che si cavano dalle tasche nostre e dalle tasche dei cittadini. Infatti voi avete la più alta pressione fiscale che esista in provincia di Rosseto, Coimo, Tarso, Ici, Tarisi, addirittura fanno pagare le tasse su beni strumentali. Chi c'ha una botteghetta, chi c'ha un'azienda artigianale, viene tartassato in un modo incredibile senza nessun servizio, perché noi si paga le tasse al 100% ma non c'è servizi efficienti per il comune di Roccastrada. Questo per quanto riguarda il nuovo di Matola. Ci vuole una bella faccia a presentarsi come nuovo quando per 20 anni si è avallato tutto quanto quello che ha fatto l'amministrazione comunale. Poi nel panorama politico roccastratino quest'anno c'è una miriade di soggetti. È ritornato in pena il Pacchini, Anzio, che è stato vice sindaco al comune di Roccastrada quando c'era il PD. Il PDS è stato assessore. Ha cambiato 3-4 volte faccia, cioè ha fatto diverse giravolte, un po' è stato col centro-destra, un po' il centro-sinistra. Comunque, il Papini, per chi lo conosce, si sa benissimo e non è per la gente o fa per la gente, lui pensa soltanto a se stesso, questo fra parentesi, che non è un pericolo per la gente e la pensa in un modo netto. Per quanto riguarda un'altra lista, c'è quella della Pizzetti, una pseudo, non pseudo, è un'ambientalista, però nostalgica di rifondazione comunista, che è un pochino una faida interna ad ex PC, si sono trovati da una parte, insieme di donne, fanno qualcosa che loro ritengono utile, ma di fatto, se avete visto anche la trasmissione televisiva della stasera del confronto a sindaci, le più volte avalla tutto quello, o quasi tutto quello, che dice Di Matola. Figuratevi, ha anche detto che è stato bello il bilancio partecipato, 200.000 euro stanziati
dopo il bilancio, senza mettere in conto che il bilancio sono milioni di euro che il Comune spende in modo unico e senza sentire i cittadini. Ma comunque, anche di questo, quella è una persona che attinge i voti sempre nei confronti del PD e non ha niente a vedere né con noi né con la nostra cultura di gestione del territorio. Noi vogliamo fare una vera partecipazione dove i lavoratori e i cittadini tutti partecipino alla vita del Comune e facciano le scelte insieme agli amministratori dove investire con i soldi che ci sono. Un altro soggetto che si è affacciato sulla scena politica di Orcastrada è un certo Pieri. Un certo Pieri Sticciano, che in gioventù era un estra parlamentare di sinistra, poi si è addomesticato, è diventato comandante dei vigili urbani al Castiglione della Pescaia, ha preso l'appoggio trasversale anche da chi gli aveva dato dei calci e l'aveva mandato anche in analisi. Comunque, al di là di questo, è una faida interna al PD, perché questo signore viene appoggiato platealmente da il Bernardi, ex assessore di Rifondazione Comunista con il PD, viene appoggiato dal Calvellini, l'ultimo segretario del PD, del comune di Roccastrada, e il Tognoli, un sindacalista della CGIL. E questi si propongono di far cosa? Non lo so, fanno un sacco di discorsi, non siamo l'alternativa. L'unica cosa differente che hanno è stata la dichiarazione del Pieri, ha detto: noi siamo alternativi al centro-destra. Noi no, noi non siamo alternativi al centro-destra, perché in questo comune comanda il centro-sinistra, sicché noi siamo alternativi al centro-sinistra. Se aveva amministrato male il centro-destra e aveva in mano questo comune, forse saremmo stati da un'altra parrocchia. Ma questa è la realtà, il comune è stato amministrato da 70 anni della sinistra e del centro-sinistra e siamo in queste condizioni. E l'unica alternativa non è una faida interna al PD, che è capeggiata dal Pieri, dal Tognoli e da Bennardi e anche dallo stesso Calvellini, ma l'unica alternativa siamo noi, volenti e dolenti. Poi quest'inverno è piovuto tanto, con tutta l'acqua che è venuta a Roccastrada abbiamo avuto anche la discesa in campo di una sinistra intelligente. Noi non ce ne siamo mai accorti che a Roccastrada in questi anni ci fosse una sinistra intelligente. Comunque un certo Dini, il pelato della Castellaccia, è sceso in campo e ha detto: noi siamo l'alternativa al comune di Roccastrada. Lui si è dichiarato di sinistra intelligente, un uomo progressista, salvo poi dopo qualche giorno tornare indietro e andare in televisione e dire: sì, io sono progressista, però per prendere voti anche del centrodestra io levo la parola sinistra intelligente, ci metto adesso basta, sì, ora si può, così prendo anche voti al centrodestra. Al di là della non conoscenza del territorio di questo signore, che è vergognosa, figuratevi, l'altra sera al dibattito televisivo voleva mettere le palafitte al Madonnino per risolvere il problema dell'area industriale. Poi cerca voti a destra con i centri progressisti a sinistra. Lui pensa che i cittadini di Roccastrada siano stupidi. Lui è un uomo di sinistra intelligente, i cittadini di Roccastrada sono stupidi, perché andando a cercare i voti a destra per portarli verso di lui, che è un uomo di sinistra, serve soltanto, come fanno del resto tutte le altre liste, ad avvantaggiare il Partito Democratico, perché più voti vengono tolti alla formazione amicizia Simonetta Baccetti e più voti vengono meno per raggiungere un quorum e vincere le elezioni. Questo e quanto altro è il panorama politico di Roccastrada. Poi ci sono tante cose di Roccastrada. L'altra sera ho sentito Di Matola che ha detto: c'è una spesa per il sociale 46 euro al cittadino. Questi 46 euro al cittadino, ve li siete mai domandati come vengono spesi? Nessuno di noi è soddisfatto dei servizi sociali che vengono offerti dal Comune di Roccastrada tramite il Coeso o tramite altre organizzazioni. Perché? Perché l'80% della spesa sociale del Comune di Roccastrada non va a cittadini italiani residenti del comune di Roccastrada che pagano le tasse e che hanno pagato le tasse i loro padri e i loro nonni da decine anni. Tanto i quattrini per integrazione d'affitto, tanto i soldi per l'integrazione mensa, o per l'esenzione mensa, o l'esenzione dei trasporti, vengono dati tutti a extra comunitari che nulla hanno a che vedere col territorio del comune di Roccastrada. Questa purtroppo è una realtà. Senza nessun problema e senza nessun male. Noi siamo belli che di assistenza
sociale ne facciamo anche troppa, non dobbiamo continuare a farla. Noi spendiamo 300.000 euro al giorno per andare a mandare la nostra marina a raccattarli in alto mare, 9 milioni di euro al mese che vengono tolti al sociale in tutta la nazione. Questo anche per dirvi, guardandoci negli occhi, che noi non abbiamo bisogno di stare dietro una tastiera o di non farsi vedere in piazza, perché noi quello che diciamo è la verità e vogliamo dirvelo, affinché non ci diciate dopo, ma ce lo potevi dire prima. Noi siamo venuti a dirvelo, vi offriamo questa occasione, sta a voi prenderla e conversarci sul vostro voto, e vedrete che parteciperete alla gestione del comune e potremo risolvere una volta definitivamente tutti i problemi del comune di Pedocastrada. Ora io mi fermo qui perché mi sembra di aver detto anche troppo. Abbiamo con noi la dottoressa Baccetti, che è candidata a sindaco del comune di Roccastrada. Sì, mo! Se eventualmente avete delle domande dirette da fare o quanto altro, ci tratteremo qui a mangiare qualcosa di fronte lì alimentari lì al forno. Potete lì tranquillamente domandare, o proporre o qualsiasi altra cosa. Ora vi lascio la presentazione per la chiusura e un saluto ai cittadini di Torniera. Grazie. Ecco, questo è uno scherzo e mi ha fatto perché non dovevo parlare ferma. Cosa dire? Moreno ha già bene o male detto tutto. Due frasi importanti, e non a caso le abbiamo scritte in questo cartellone sotto la mia faccia, perché è la faccia quella che ci mettiamo noi in questa battaglia. Cambiare si può, dateci una mano, mandiamoli a casa. Brava, sì. Thank you.